Ecco, se lo scoglio dei gabbiani affiorasse a 328 metri di distanza dalla costa su un fondale basso, alle isole del Cazius, a 3,2 chilometri dal recentemente costruito Club Mediterraneo, e se i gabbiani dello scoglio dei gabbiani delle isole del Cazius fossero di una specie rara, forse in estinzione, comunque rara, che si trova solo lì, e mettiamo forse, ma forse in altri due posti nel mondo, ma difficili da raggiungere, pochi esemplari che si riproducono con difficoltà sullo scoglio dei gabbiani al largo, ma non tanto al largo, su un fondale basso delle isole del Cazius, si farebbero viaggi, si organizzerebbero viaggi per le del Cazius, all inclusive, pacchetto offerta, Natale alle del Cazius a vedere lo scoglio dei gabbiani. Ma se invece lo scoglio dei gabbiani è un masso portato lì dalla Bura, come si dice in piemontese, portato lì dalla piena, rovesciato lì nella Dora Riparia, tra il degrado del quartiere di Porta Palazzo e un vecchio sanatorio di qui e l'ospedale Maria Adelaide di là. Se lo scoglio dei gabbiani è in un vecchio quartiere di Torino dove tutti passano facendo altro e affiora dai fondali, peraltro bassi anche questi, della Dora Riparia fangosa e non molto cerulea, anche perché quella nota come cerulea è la Dora Baltea, l'altra. Se i gabbiani non sono in via di estinzione, ma sono gabbiani di fiume, noti anche come gabbiani da discarica, che non si nutrono di pesci esotici nei mari esotici, ma si nutrono prevalentemente di merda, di rifiuti, di quello che trovano in giro per la città, talvolta bucherellando i sacchi della monnezza, più spesso sorvolando le discariche e altri luoghi acconci, allora non si organizzano viaggi allo scoglio dei gabbiani della Dora Riparia in Torino. E sul lungo Dora non è stato costruito un club mediterraneo. Per essere apprezzati bisogna tirarsela, bisogna essere pochi, rari, difficili da raggiungere, anche un po' montati. Se si è lì, se si è a disposizione, se si è anche utili mangiando i rifiuti, non ti caga nessuno. Se non sei raro, se non sei un po' raro e anche un po' in via di estinzione, non ti caga nessuno. Nessun club mediterraneo, nessun viaggio organizzato a vedere questi gabbiani, ma in fondo per loro è meglio così.